Finalmente tornati con un nuovo video per imparare a suonare la chitarra in modo facile e divertente, avendo me come maestro virtuale. Quest'oggi voglio suonarvi ed insegnarvi tre canzoni facili che non vi aspettate da suonare alla chitarra. Sono canzoni veramente famose, canzoni veramente fighe per quanto mi riguarda, che le potete suonare in qualsiasi situazione, quindi veramente molto belle. Perché dico che sono facili? Perché noi useremo sempre quasi gli stessi accordi, ok? Metteremo il capotasto sul settimo tasto per allenare un po', diciamo, questo suono un po' diverso della chitarra senza capotasto, ok? Iniziamo, abituiamoci a suonare col capotasto, quindi tutte le canzoni saranno suonate sul settimo tasto della nostra chitarra. Potete suonarle con il capotasto da qualsiasi altra parte per migliorare la vostra voce, ok? E avremo sempre come riferimento tre accordi, che sono la minore, il do maggiore e il fa maggiore, ok? Quindi possiamo dire che tutte queste canzoni sono composte in parte da accordi simili tra di loro, ok? Ci sarà a volte anche un sol maggiore, va bene? Iniziamo subito con una canzone famosissima cantata dal cantante dei Maroon 5, stiamo parlando di Look Away. Yeah. If I go like two way and we lost it today, tell me honestly, won't you still love me the same? If I show you my flaws, I could born to be strong. Tell me honestly, won't you still love me the same? If judge your life and wanna stand my side, I just wanna say goodbye. Can you tell my number right now? Tell me what you wanna write for me. Baby, tell me what you like for me. What you wanna like for me. Tell me what I want, you send me down. If I like how to wait and we lost him today, honestly, what would you still love me the same? Ve la ricordavate questa canzone? Famosissima in tantissime estati, quindi bellissima da cantare, ok? Vi ho messo gli accordi, ritmicamente è un po' particolare perché, come vedete, con la mano destra facciamo questo, quindi pollice, ti ricordo, stoppato, ok? If you know what to take. Quando sono con te, non lo so che cos'è, che cosa. E poi mi innamo, e tu ti innamori, dai tuoi occhi cadono, e cadono cinque gocce. Questa notte voglio stare da solo, e non so se sono io, ma coi tuoi amici mi annoio. Così dolce, se chiudo gli occhi poi mi sembra che voi. Bellissima, 5 gocce di rama, come vedete tre accordi semplicemente, ok? Settimo tasto, settimo capotasto, la minore, do e fa maggiore. Fa maggiore facilitato, ragazzi, mi raccomando. In questo caso viene molto meglio facilitato, quindi col pollice andiamo a cliccare il primo tasto della stessa corda, ok? E lasciamo la corda vuoto e enfatizziamo il primo dito sul primo tasto della seconda corda. Se volete togliete il secondo dito e lo fate aperto, ok? Quando sono con te, so che cosa ho. E poi mi innamoro, e tu, e cadono cinque gocce. Questa notte voglio stare da solo. Ultima canzone che ho scelto, canzone famosissima dei tempi, Reality dei Lost Frequencies, che è molto bella soprattutto per l'introduzione. As I go, but everywhere I flow, sometimes I'm believe that I'm emotional. I can fly, I can low. Today I got a million, tomorrow I don't know. And she's in as I go, she's everywhere I flow. Sometimes I believe that I'm emotional. I can fly, I can go. Today I got a million, tomorrow I don't know. Oh,
canzone super bella, ovviamente super super super. Quello che facciamo, come avete visto, gli accordi Do, Mi minore, La minore e Fa. Quindi molto facile, un giro di quattro accordi. Semplicemente. Quindi tricordo, il nostro quadricordo, anzi pollice tricordo. Stoppiamo. Facciamo questo, suonando col tricordo. Ok. Suonando il Mi minore andiamo a beccare le melodie della canzone. Quindi terzo dito sul terzo tasto del primo accordo, ok? E poi lo alziamo. Attenzione. Quindi La minore, alziamo il primo dito, ok? Fa. Cosa ne pensate, ragazzi? Vi sono piaciute queste canzoni? Io vi ricordo che cacchio sta per uscire il mio nuovo corso di chitarra quest'estate, che sia giugno o luglio ancora devo capire. Corso bellissimo e fighissimo, basato solo sulle canzoni di successo italiane che non ho mai suonato, diciamo, sia sul canale sia nel corso chitarra digitale che trovate in descrizione. Iscrivetevi alla lista d'attesa se volete appunto scoprire il mio nuovo corso di chitarra che aiuterà tantissimi di voi, centinaia e centinaia di persone. Link qui giù in descrizione, mi raccomando. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, ciao! Oh, 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 oh